Buongiorno a tutti, sono Marco Di Vita di investire.biz. Per il sito di investire.biz, appunto, mi occupo della sezione Trading System Automatico. Se andate qui sulla home page del sito, da Analisi, Previsione e Ricerche, vedete si apre il menu a tendina. L'ultima voce, quella del trading automatico. Se ci cliccate sopra, vedete si aprono tutti i contenuti riguardanti il trading automatico e sempre facendo scorrere trovate l'ultima tabella, vedete Auto Daily Frame, tabella aggiornata e video spiegazione, l'ultima tabella aggiornata con i parametri da inserire appunto nel trading sistema automatico Auto Daily Frame, il nostro trading sistema automatico di cui potete trovare tutte le informazioni che vi servono sul sito formazionetrading.com, cliccando sulla sezione software, vedete Auto Daily Frame. Ci sono tutte le informazioni che vi servono, eccetera, eccetera, comprese le istruzioni per l'installazione sulla piattaforma MT4, sulla Pro Realtime e il video corso completo per la piattaforma Pro Realtime, completamente gratuito ed aperto a tutti. Detto questo, oggi andiamo a parlare di trailing stop nel trading automatico. Ok, prendiamo in esame l'indice DAX. Questa è l'equity che otteniamo con i nostri parametri. Allora, questa qui sotto che vedete è la equity senza il trailing stop, ok? Con un target price di 135 punti, uno stop di 84, i frame che riguardano il sistema regolati a 18 e 25 rispettivamente, ma senza trailing stop. Quella sopra invece è la equity del DAX. Sempre con gli stessi parametri, ma con un trailing stop che ho individuato nei valori, li vedete qua per ultimi, di 70 e 50. 70 per quanto riguarda l'attivazione del trailing stop e 50 per quanto riguarda il valore di trailing stop. Questo che cosa vuol dire? Andiamo a vederlo sul sistema. Dunque, questo significa che nel sistema, una volta ottenuti i valori di target price, stop loss, frame 1 e frame 2, li vedete qui 135, 84, 18, 25, si possono ricercare i valori di start trailing stop, cioè di attivazione del trailing stop e di point trailing stop. Cioè in questo caso con 70 e 50 che cosa succede? Il sistema quando arriva a 70 punti di profitto, se dovesse tornare indietro di 50, chiuderebbe la posizione. Quindi a questo punto 70 meno 50, 20, chiuderebbe la posizione con 20 punti di profitto. Mentre se i prezzi continuano a salire, in questo caso a salire perché stiamo parlando di un trading system automatico impostato al rialzo sul DAX, ok? Se dovessero continuare a salire, semplicemente andrebbero a chiudere il target a 135 punti di target price. Detto questo, c'è da fare una precisazione. Vedete che qui con la Pro Realtime si può ottenere l'ottimizzazione di alcuni valori, non è possibile ottenere l'ottimizzazione del trailing stop, del point trailing stop. Perché? La piattaforma Pro Realtime, quello che fa quando si esegue un backtest o un'ottimizzazione, è di andare a cercare la migliore performance finale. Ok? Poiché il trailing stop è generalmente utilizzato per rendere la equity più pulita, più lineare e quindi con minore drawdown, cioè con minore situazioni di perdita in termini di punti e quindi anche di soldi, non va a ottimizzare i valori di start del stop e point trailing stop in funzione di una diminuzione del drawdown. Noi non possiamo dire alla piattaforma Pro Realtime: ottimizzami i valori di trailing stop per diminuire il drawdown, cosa che invece si può fare sulla piattaforma MT4. Ma attenzione, perché dopo un attento lavoro con i programmatori è risultato che purtroppo la MT4 nei backtest non è una piattaforma affidabile. Questo che cosa vuol dire? Non è affidabile in che senso? Attenzione.
Purtroppo ci sono dei buchi nei dati, ci sono delle parti mancanti. Dai nostri test eseguiti, quello che è risultato è che ci ha dato dei valori di training stop e di point training stop assolutamente fittizi che non hanno funzionato. Di conseguenza, questo è un lavoro che è stato fatto manualmente, cioè è stato inserito il valore di start, il valore di point, variando di 10 in 10 il punteggio per ottenere, vedete, questa differenza. Vedete come ci sono come le linearità della equity sono state migliorate, lo vedete qui, ed è stata ottimizzata anche la performance. Lo vediamo qui nei rapporti di ottimizzazione, scusate, nei rapporti dettagliati. Qui a destra quello della equity sopra, cioè con il trailing stop attivo, e qui a sinistra vedete quello della equity sotto con il trailing stop non attivo. Innanzitutto, addirittura quella con il trailing stop attivo ha performato un 6%, quasi 7% in più. Inoltre, guardate il drawdown. Per quanto riguarda l'equity sottostante, la situazione, cioè senza trailing stop, abbiamo quasi 1.000 euro di drawdown che diventano invece 630 con il trailing stop attivo. Vediamo le performance qui. Parliamo di 2 anni di backtest sul DAX. Vedete qui le performance trimestrali, le vedete qui senza il trailing stop e qui con trailing stop. Mi sembra che la differenza sia piuttosto evidente. Ok, prossimamente quindi nella tabella con i settaggi da inserire nel sistema AutoDevaFrame vedrete comparire i primi valori di trailing stop che finora non è stato utilizzato, anche se il sistema prevede l'utilizzo di questo per i problemi che vi ho menzionato in precedenza, legati a un calcolo del trailing stop che non è possibile fare tramite piattaforma Pro Realtime, che sarebbe possibile fare tramite MT4, ma che purtroppo non funziona. Qui è stata fatta una ricerca manuale, sono stati trovati dei valori, direi, piuttosto interessanti a giudicare dalle performance. Bene, per oggi è tutto. Tutte le informazioni che vi servono, come dicevo prima, le trovate sul sito formazionetrading.com per quanto riguarda il sistema di trading automatico AutoDevaFrame, mentre per quanto riguarda altri tipi di informazioni, di contenuti riguardanti il trading automatico, le trovate qui nel menu a tendina del sito investire.biz nella home page. Io vi saluto e vi auguro come sempre un ottimo trading.